Allora, adesso è passato molto tempo dall'ultima volta, ma c'è un sacco di cose di precedenze e altre cose che dovevo fare. Ho riguardato un attimino i filmati per rinfrescarmi un attimino la memoria. Allora, innanzitutto, a proposito, quando c'erano i codici da fare con il disturbo radio. Poi per conto mio avevo segnato comunque anche quello dell'infinito, perché effettivamente è un simbolo anche quello, è molto chiaro che è un simbolo anche quello, anche se la porta non so dov'è. Poi un'altra cosa che ho visto, vediamo se ce l'abbiamo, messaggio, adesso devo. Qui non ci sono mai i tasti, vabbè. Allora, questo si corre, devo vedere. Ok, vediamo un attimo. Ok. Mentre riguardavo il filmato, siccome vedo che life, air, took, she, day non ha senso. Ha senso, però se lo si legge da destra verso sinistra, quindi sempre verticalmente, ma non da sinistra verso destra, ma al contrario. Quindi, per esempio, sarebbe il primo giorno lei fu incoronata, ok? On the first day she was crowned. Assolutamente senso. Nel giorno più lungo nulla è stato fatto. Il giorno dopo lei si sposò e all'ultimo giorno lei prese la sua vita. Cosa mi sono spiegato? Poi, ovviamente i filmati li ho guardati velocemente perché non è che. Allora, aspetta un attimo. Voglio vedere quanti. Parla di. Noi abbiamo recuperato tre anelli, mi sembra, o mi sbaglio. Due di questi e tre anelli, sì. Vabbè, questo è quello del matrimonio. C'ha una mano. Bisogna mettere gli anelli sulla mano, immagino. Poi. Quello dell'incoronazione, penso reggente. Questo sarà l'ultimo, evidentemente. Ma c'è veramente questa cosa qua, è una cosa assurda. Mi lasciamo giù l'incenso un attimo. E io vorrei provare su quella specie di altarino. Infinito. Allora, saliamo un attimo. Poi l'ultima volta si vedeva male, ho visto molto male, mi si vedeva molto male, ma perché stava morendo la luce LED, non me ne sono neanche quasi accorto. Quindi ho dovuto cambiarla. Il fatto che luci potenti e di luce fredda sono rarissime. Comunque vabbè, poi chiaramente ho sistemato. 22:11, oggi siamo al 6 dicembre. È passato un po' di tempo. Ma mi dispiace perché il gioco è anche bello, cioè nel senso, è solo che proprio sono state altre cose, è uscito Pentiment, ho voluto finire prima Plague Tale. Era di qua, mi sembra. Ah, qui sì, ok, invertito tutto. Questa. Ah,
questo immagino. Cioè, allora, se si parla di dita, di solito noi questo è il primo, no? Così si fa il 2, così si fa il 3, così si fa il 4, così si fa il 5. Teoria, non è questo il primo. Serve il primo, sì, ma di logica si fa. Questo è 1, 2, 3, 4, 5. Quindi, in teoria è questo. Poi questo ha detto nulla. Questo ha detto lo sposo, mi sembra, il wedding. Vedo che al massimo non funziona. E questo sarà l'ultimo. Meno che non manca qualcos'altro. Come avevamo detto di decidere di tradurlo? Oh, il piatto della conoscenza. Piastra della conoscenza. Vabbè, ok. Tutto qua. Avevo paura che succedesse chissà che cosa. Ok, abbiamo tre adesso, mi sembra. Tutto per complicare le cose, hanno tolto la mappa. Ti fanno impazzire quindi se non lo giochi subito un po'. Allora prendiamo invece l'incenso. Poi ci sono diverse porte da aprire in teoria. Ma sì, saliamo sopra. Allora, adesso vediamo se mi ricordo bene. Era di qua? No. Perché alla fine qua sono tre piani, se non sbaglio. L'ultimo si scende dal buco di carne. Poi c'è questo, e poi c'è questo qui sopra, sì, dovrebbe essere questo. Qui l'avevamo aperta ed era... Ah sì, uno scorciatoio. Ok. Qua invece si scendeva. Si andava giù all'ultimo piano. Andiamo a vedere qua un attimo. Però andiamo a aprire semplicemente le altre porte. Usiamo l'incenso e... Quella dell'amore. Piastra dell'amore. Adesso mi attaccano questi qui fuori? No. Ok, praticamente stiamo solo cercando le... Devo andare giù. Qui ce n'era una. Signore, dov'è? Non si capisce niente lì. Allora. Mettiamo via l'altra piastra. Quanti erano poi? 6? Adesso abbiamo... Allora... Vediamo il simbolo... Questo è un pentagono, no? Esagono, esagono. L'effetto della luce sembrava... Ah no, il pentagono 1, 2, 3, 4, 5. Io ho segnato un esagono. Ma boh, sarà questo? Ok.
Ce l'ha? Cos'è? Sono essere finiti in Vedig. Sembra una cosa 2D in bassa risoluzione. Cos'è sta roba? Piastra bilancia. Devo selezionare una cosa da usare. Perché fammi capire, non ci fa uscire. Devo mettere un sostituto. Ah, la bambolina forse? Non è una base triangolare, sì, esagonale, sì. Oh, funzionerà semplicemente. C'è qualcos'altro qui, non mi sembra. Adesso che è completa. Oh, sarà così semplice, basta mettere quella. Com'è che stiamo? Boh, usiamo. Ah, bello, io vado in giro con il revolver vuoto in realtà. Questo poi sì, esagonale. Essendo completa, a meno che non. Sì, no, è completa così. Non credo che si possa smontare per decidere di farla alleggerire, non lo so. Oh, sembra che siamo alla fine più o meno. Qui un po'. Mi sono un po'. Come dire, un po' semplificata qua, un po'. Troppo diretta, no? È la più bella la parte di indagine, che qua invece sembra che dobbiamo solo raccogliere le chiavi e poi boh, arrivare alla fine. Per carità, è in linea con i soliti. Con questo tipo di giochi. Sì. Tutto qua? Uno slot vuoto ce l'abbiamo. Perché non lo raccoglie qualcosa fuori? Che cazzo? Uno di qua, uno di là. Oh. Nitro. Ma che se ce le diano è perché serviranno. Non abbiamo tante cure, mi sembra. Grenade, flare, rifle, bottiglia questa qua. Che non avendo la mappa. Complica anche la possibilità di ragionarci, no? Perché dici, non vedo dove devo andare, non posso fare un riepilogo facile. Ne abbiamo quante? No,
1, 2, 3, 4, 5. Sono esagonali, ne mancano. Cioè, ne manca sicuramente una. Dov'è questa una che non mi ricordo? Qui non c'era una porta da aprire, no? Qui c'era la stanza su in alto. E basta. Questa è stata carina come idea. Abbiamo visto tutto, mi sembra. Correre per lì che sarebbe ottimo, ma mi sembra decisamente irrecuperabile, non so. O appunto, o qualcosa di questo è fittizio. Nel senso che puoi attraversarlo, ma non ti ferisce, ma non saprei. Oppure è solo una trappola. Quindi qua abbiamo fatto tutto, perché giù dove c'è la ragazza è la stanza della di quella specie di mini boss. Poi abbiamo aperto, abbiamo tornato su e basta qua. Venite tutti e due di qua, bravi bravi. Oh, stronza quella. Qui in teoria abbiamo finito. Qui abbiamo fatto, qua abbiamo fatto. Qui non c'era niente. Qui pensavo c'era questa stanza qua, questo libro qua cos'era, questo qua, lo spugnatore. Qua si scende. Stanza arriva in vista. Non so se fa cosa recuperare, forse. No, non c'è. No, ok, c'era questo. Oh. Andiamo a salvare un attimo. Perché non l'hai spinto via invece, stronzo? Ora siamo veramente danneggiati. Ho ancora due di queste però. Se uno porta una flashlight, che è importante, porta una cosa per curarsi, porta un'arma, i suoi proiettili, basta, ti rimane uno solo, per me non è esagerato. Ora dico, 7 slot suona male perché è dispari, dici, ma però piuttosto fanno 7 slot. E non so cosa fare perché non so cosa ci aspetta. Non ho nemmeno tanta voglia di consumare. Questo è quello. Ok, questo cura metà health, diciamo, istantaneamente, però. Questo qua cosa serviva? Potrebbe essere utile. Registra fino a 6 memorie. Le memorie sono quelle che abbiamo avuto, specie di flash. Beh, ma, cioè, no, ma mi sembra strano che pretendesse una cosa del genere, cioè, l'abbiamo trovato poi, in un certo senso. Comunque qua sono preoccupato perché a livello di... Poi abbiamo le munizioni. Abbiamo le munizioni. Ok, flare gun ce l'abbiamo. Ma lanciagranate? Il fucile di precisione? Cioè, non mi sembra aver perso delle stanze.
quando eravamo ai piani più alti. Va, perché mi sembra che palle. Dovrei stare più attento io. Allora, questo è un quadrato, un rombo, diciamo. Io ho scritto cubo. Posizione dei vertici. No, non è questo. Ah no, rombo, rombo. No, c'era anche il cubo. Effettivamente, questo è il rombo, quindi è... Era la posizione vertice, era facile. Come no? Ah no, questo è spento. Andare. Oh cazzo. Stiamo scherzando? Come faccio? Non questo, ma l'altro. Vabbè. Qua. Sarebbe utile quello... quello che recupera velocemente, istantaneamente metà. Perché quello può essere utile assolutamente anche con un boss finale. No, aspetta, ho sbagliato qualcosa. Mi sa che ho guardato la... Non sono sicuro di aver guardato la data giusta. Allora, vediamo un attimo. Continua. Allora, 22, 22, 22, 22. Eh sì, ora vado sotto. 10:37, 10:40. No, ok, era giusto comunque. No, perché è giusto, perché comunque sotto indica il tempo di gioco. 11:07, 11 ore. Vabbè, quindi andava bene. Ok, no. Un attimo sicuro. Allora, dicevamo. Pure prendere su questi gli arc. Perché non so se riusciamo a uscire vivo comunque. Noi abbiamo anche questo, tra l'altro. Vabbè, però no. Ci serve assolutamente la luce. Beh, questo. Lasciamo giù questo. E comunque ci sono due cose da recuperare a livello. Una repair e... tra l'altro quello è il sesto, no? Ma cos'è che c'era? Poi non mi ricordo, si va giù. Lì era tutto chiuso, no? Chiuso. Qui c'era... Giusto. Posso andare lì poi? Invece? Ok, questa stanza qua. Ok. Vediamo. Che vagamente sappiamo dove andare. Ah, vabbè. Prima prendiamo questo.
Dai, prendilo su. Allora. Ma che palle. Lo spreco, qui non c'è altro, eh? Anche loro devono farsi il percorso. Ho chiuso. Vabbè. Ok. E adesso cosa ci aspetta? Beh, no, in teoria non dovrebbe finire qui il gioco, perché se abbiamo... non abbiamo trovato delle armi, eccetera. Tra l'altro 6 oggetti sono tutto ciò che possiamo prendere. Adesso che ci penso, se noi prendiamo i 6 cosi dobbiamo lasciare giù tutto. Vabbè che si può fare anche in più turni, penso, quindi... però vabbè, facciamo in più turni, va. Immagine tipo, metti tutto dentro, di là c'è il boss e non hai più un tuo, non hai armi, non hai niente. Sarebbe un bello scherzo. Però non so quanti farebbero questa scelta. Non ho proprio idea di cosa ci sia, per cui... boh. Praticamente sarebbero loro che dovrebbero obbligare a inserirli tutti se... oh. O se no lasci perdere, no? Boh, qua il circolo che abbiamo. E questo ce l'abbiamo. Questo non ce l'abbiamo. Ok. E restano lì. Bene. Sappiamo ancora cosa serva. Tira un po' delle cose a recuperare qualche stanza, ma... no, che qua non abbiamo associato nessun enigma, nessun puzzle. Se riesci giusto, basta. Meno. Magari che bravo, ho preso sulle... a parte di là, quella della conoscenza, quella della carne e quella dell'amore. Amore. Non abbiamo già visto una cosa così simile. Non abbiamo niente. Stai scherzando? Madre. È possibile da muovere. Bello il coltello nell'occhio. Io sono stato qua così tante volte. Non dovevo mai tornare. Non sarei mai dovuto tornare. Il comandante non ha mai parlato di quello che aveva visto qui fuori. Sono sicuro che qualunque cosa fosse è quello che l'ha fatto cadere, l'ha fatto ammalare. Qualcosa riguardo a lei è cambiato quando lei è tornata. Lei non era più quel nostro amato leader Falk. Cos'è che aspetta oltre questo threshold?
Questo, boh, come tradurlo, vediamo un attimo. Adesso se non, boh, non so cosa succede. Eh sì, soglia. Ok, scusate, non veniva. Non importa, non è, non importa. Io sono la fine, c'era scritto I'm End, mi pare. Oltre questo cancello, il vuoto. Sei tu. Il vuoto della coscienza si intenderà forse. Vieni più vicino. Perché se diventano una specie di. Se diventano una specie di alveare, alla fine non c'è più la coscienza singola, no? Però non so. Aspettando. Area di Alina. Per te. Elster, che siamo noi in teoria. Noi e tutti altri, sì. Per noi. Aver paura. No, afraid. Ricorda la nostra promessa. Vegliati. Vegliati. Avrà un significato quel quasi un pianeta, insomma, il riflesso nell'occhio, intendo. No, finito. Sono queste due persone, un maschio e una femmina. Oh, davvero? O temevo, dicevo, ma non è che magari questa è la fine? Tra l'altro io mi ero fermato da registrarlo poco prima del finale. Allora, alla fine, ok, come temevo, è stato un po'. Boh.
Allora, ricordo la nostra promessa per noi, per... Ma è stranissimo, come mai, no, forse il rifle... Ah, rifle era quello che c'era dove c'era la ragazza, ma lanciagranate... Anche perché sono granate, non bombe, a mano, tipo. Davvero che mi ha scioccato un po', a parte che il discorso della storia, vabbè, l'abbiamo visto, non è che sia così comprensibile. Lei sembra che sia stata attirata qua per il legame con quell'altro robot. Non mi ricordo se la chiamava, considerava sorella o cosa del genere. Boh, non lo so. Io sono sempre scettico sul fatto perché mai decidano sempre di fare quando sono prodotti di horror, quando sono prodotti di fantascienza, renderli criptici. Non capisco quale sia il senso. E sono talmente criptici che a volte mi domando se abbiano mai capito anche loro che cosa, cioè se non abbiano fatto semplicemente i furbi, no? Cioè se in realtà non c'era un'idea di una vera idea precisa e loro poi perché cioè, se volessi fare io una cosa così, una storia criptica, io pretenderei da me stesso che comunque io ce l'ho assolutamente chiara in testa, ma semplicemente tra virgolette mi diverto poi a cancellare e a confondere le tracce, no? Quindi è come se tu avessi davanti un disegno giusto e tu inizi a ritoccare, a cambiare, però anche lì, per come sono fatto io, comunque farei che alla fine arrivi comunque a una conclusione, no? Nel senso, va bene durante il viaggio, ma che poi dopo la fine si capisca lo stesso. E non mi aspettavo, anche perché, se non sbaglio, davano per 15 ore di gioco, non ne abbiamo fatte 11. Abbiamo visto, no? 11 qualcosa, 11 e mezza, mezza. Quindi ero convinto che ci fosse ancora un pezzo. Ma anche lì, cosa significa? A dire di questo punto, il comandante si è persa. Può essersi persa perché appunto è come se fosse atti stata attirata da questa specie di mente alveare, no? No, boh. Possiamo fare diverse teorie. Potrebbe anche essere semplicemente una malattia di queste unità, per esempio, no? Come abbiamo già visto che alcuni hanno dei poteri, tra virgolette, telepatici, che poi non è telepatia, perché in teoria è una connessione wireless. Cioè se un robot capisce un altro robot è perché davvero ci entra, diciamo così, nei circuiti dell'altro robot, no? In un certo senso, non è una... E sembrerebbe come una, uno potrebbe pensare che sia come un percorso che porti alla malattia di questi robot, cioè siccome appunto tendono già a leggersi, soprattutto alcuni, alla fine si perdono completamente l'individualità e si perdono in una specie di problema di programmazione, no? Abbiamo già visto durante il viaggio che si parlava dei difetti dei vari e come sistemarli, no? I difetti comportamentali in particolare, che si diceva allora quello ha bisogno di musica, quello ha bisogno di leggere, eccetera, eccetera, no? Come se appunto in realtà fossero arrivati a un certo tipo di intelligenza artificiale, per cui effettivamente sono quasi degli individui, hanno dei pattern neurali, come le chiamano loro, cioè dei percorsi neurali più o meno solidi. Dopo c'è un margine di errore, c'è un margine di, tra virgolette, libertà, c'è un margine di, soprattutto di imprevisto. E quindi magari dici, boh, fino a quello che è successo è come dire quello che succederebbe se, cioè, a un certo punto, diciamo, quello che succederebbe a un certo punto, passando gli anni. È vero che lì in realtà non è poi così semplice perché, anzi, questa soluzione se mi sarebbe piaciuta,
poteva anche starci che qualcuno impazzisse e facesse fuori gli altri, quelli che, come dire, erano ritenuti degli strani, per esempio. Però non è così, non è completamente così, perché alla fine quelli sono proprio dei zombie, quindi sembra che ci sia una malattia che si sparge. Inoltre abbiamo tutti questi flashback, che non si capisce se sono dei flashback o che altro, e ancora di più c'è tutta la parte degli enigmi. Cosa c'entra la parte degli enigmi? Perché qui alla fine abbiamo dovuto inserire la piastra della carne, la piastra dell'amore, che simbolicamente, per esempio, quelli compongono forse la vita, se non mi ricordo i nomi, cioè quello dell'infinito mi pareva, quello della bilancia, quello dell'amore. Può essere che quelli compongono un po' l'essere umano, no? La vita in sé, per esempio. Però, boh, né più né meno, metti dentro, passi attraverso, trovi Adler su questo confine del vuoto, no? Il vuoto potrebbe rappresentare questa perdita totale di coscienza. Poi la promessa per noi, per noi, poi essere appunto la promessa che aveva fatto lei di tornare. Ma alla fine, in un certo senso, muore anche lei, cioè come coscienza, intendo. Arriva lì e non trova nulla. Non lo so, mi aspettavo un finale diverso. E questo... Vabbè. Comunque, niente, dai, siamo alla conclusione. Io non mi sento di dargli... Cioè, è comunque un buon titolo, né più né meno. Cioè, se poi è fatto solo da due persone, è notevole. Applausi, direi, perché... Non ha particolari... Non ha glitch, non ha problemi. Lo stile è comunque molto piacevole, interessante, anche a livello artistico, con questa impostazione anche un po' da dittatura, no? Che è un misto però tra cose naziste e sovietiche, mi sembra. E questo stile, si può proprio dire artistico, delle sequenze, sì, anche lì io non apprezzo molto, cioè il 2D a volte stacca un po', proprio perché anche qua alla fine l'Elster era un po' troppo statica quando si vedeva, per esempio, di Fulvio. Vabbè, ma voglio dire, allora, in quel senso lì, appunto, io do un 8, un buono. Se ci fosse stato un finale un po' più chiaro, quantomeno un po' più articolato, ma non per la sequenza in sé, è proprio che non mi aspettavo, apro la porta, basta, finito. Boh. Ma se fosse un po' passate un po' più di rifiniture, una storia più coso, eccetera, allora avrei preso 9 o 10. Cioè, ricordiamoci che l'8 sono ancora altri due voti, no? C'è ancora 8 per me vuol dire buono, 9 vuol dire ottimo, 10 vuol dire eccellente, quindi non siamo a ottimo. Però buon lavoro, ho fatto due persone, voglio dire, hanno fatto una specie di Resident Evil. Evidentemente pochi soldi. Vabbè, niente, dai. Questo cos'è? Cursore? Ok. Niente, ci vediamo nelle altre serie. Ciao a tutti. Wake up. Stavo quittando il gioco, è partita questa sequenza. Ricomincia, è un loop che ricomincia. Non so se ho fatto tempo a registrare senza tagliare. Era più oscuro quando, la prima volta, no? Adesso è passato un po' di tempo. Avevo fermato la registrazione, ho fatto quit, wake up, è uscito, cioè svegliati. Non capisco.
Io ho fatto quit, eh. Sì, sembra giusto. Operazione per Rose. L'orgoglio delle nazioni eusane. Appunto lo vascello per Rosa, la marina delle persone, come si dice, delle persone, ma è come il discorso comunista, no? Cioè la marina di tutte le persone, come si chiama anche la Cina Unita, Repubblica Popolare, no? Quindi la marina popolare, ecco, non mi veniva il termine. Una finestra di osservazione, non c'è nulla da vedere tranne le stelle. Vediamo. Libri. Ciao, libri. Cioè, diciamo così, il magazzino non è pressurizzato, quindi non entrare quando si è in volo. Vide. Questo niente. Attenzione, qua c'è tutto adesso. Ma ci sta facendo uno scherzo. E io ho dato già il voto. Adesso vediamo, eh. Stesso discorso. Stesso discorso. Vedo che qualcuno magari ha fermato prima. Non lo so, non lo so. Vediamo. Questa è la lista delle cose di manutenzione da fare. Ispezionare quello, replica, calibrazione di replica, l'unità del magazzino. Poi il terminale di accesso al mainframe. Ispezionare i controlli di volo. Ispezionare le tubature del liquido di raffreddamento. Ispezionare le unità di emergenza di ibernazione criogenica e poi fare rapporto all'ufficiale.